tutti gli inni sono belli, perché la musica racconta, attraverso la musica si racconta la storia, la vitalità, le passioni di una terra. Noi oggi inauguriamo, e siamo felici di farlo con l'ospite che tra breve vi presenteremo, questa rubrica I colori dal mondo, raccontando attraverso gli ambasciatori, che hanno sede ovviamente diplomatica qui a Roma, in Italia, dei loro paesi. Questa mattina è per noi è davvero un grandissimo onore. Abbiamo ospite Sua Eccellenza Zemede Tekle, che è l'ambasciatore di Eritrea. Eccellenza, buongiorno. Buongiorno. L'inno, giusto, perché eravamo... Giustissimo. Questo è l'inno, questo è l'inno. Sì, sì, sì. E racconta che cosa l'inno, tra l'altro, Eccellenza? Ecco, questo è come musica si è stato iniziato prima dell'indipendenza dell'Eritrea, quando c'era la resistenza, diciamo la lotta armata per l'indipendenza dell'Eritrea, nelle zone liberate. Nelle zone liberate. Poi, dopo il 91, dopo l'indipendenza dell'Eritrea, si è stata aggiornata e diventata, diciamo, l'inno nazionale dell'Eritrea. Con grosso difetto, con una pecca nostra, siamo sempre pronti a vedere il mondo da tutt'altra, spostarci a livello di angolazioni verso l'Occidente, verso il Nord. Poi ci sono realtà che hanno un progresso assolutamente straordinario all'interno di zone complicate, perché parlare dell'Eritrea, parliamo del Corno d'Africa, ma parlare dell'Eritrea, mi corregga se sbaglio, significa parlare di una nazione assolutamente moderna che da 20 anni ha iniziato questo cammino dopo l'indipendenza verso la stabilizzazione. Dal punto di vista politico questo già è stato largamente ottenuto, e si può parlare anche di zona franca rispetto a tutte le altre nazioni di quella parte del mondo. Benissimo, giusto? Benissimo. Il governo eritreo è l'unico governo laico nel Corno d'Africa, nella nostra regione. Importante, poi a volte. Ecco, perché l'Eritrea si è composta da 50% musulmani e da 50% cristiani, che viviamo in una armonia assoluta. Se tu vai, diciamo, ad Asmara, puoi trovare una chiesa qua, fianco una moschea e una sinagoga. Nessun problema, diciamo. Viviamo soprattutto come eritrei. Poi ognuno può, diciamo, prendere, diciamo, una religiosità come vuole. Certo. È così. Beh, dove c'è uno stato laico c'è anche un favore di libertà di scelta, nelle proprie scelte, certo, che siano queste individuali, politiche, religiose. Eritrea significa parlare anche di un... Lei mi corregga se sbaglio, Eccellenza. Significa parlare anche di un paese che sa molto d'Italia, o sbaglio? Beh, certamente. La presenza degli italiani o degli, diciamo, da... Per più di 50 anni si è stata colonizzata l'Eritrea dagli italiani, no? Allora, anche dopo la sconfitta dell'Italia nel 1942, gli italiani sono rimasti in Eritrea fino al 1974-75, quando il negozio è stato rovesciato. Certo. Allora l'Eritrea faceva parte, diciamo, se non vuole, ma faceva parte dell'Etiopia. E allora il governo etiope di allora, socialista, governo socialista tra virgolette, ha nazionalizzato tutto. Allora gli italiani che vivevano lì per anni e anni sono costretti di lasciare il paese, l'Eritrea. Altrimenti fino al 74-75 vivevano più di 60.000 italiani in Eritrea. Allora la storia, diciamo, a livello della popolazione, abbiamo migliaia, diciamo, del italo eritrei. Io, allora, prima di andare in pubblicità, Eccellenza, mi permetto di usare un ulteriore motivo di presentazione alla sua presenza oggi qui in Radio da Noi. Davvero siamo grandemente onorati di questo. Grazie. E di inaugurare questa rubrica che poi ospiterà i suoi colleghi a succedergli da oggi.
Mi lasci salutare la dottoressa Giordana e i suoi collaboratori. Grazie. La bellezza, altro. Un ambasciatore rappresenta la sua terra all'estero e a seconda di come sono bravi loro ne esce bene l'Eritrea. Voi siete l'eccellenza di una cortesia, di una funzionalità, di un'efficienza. Mi faccia fare davvero di cuore i complimenti, grazie, ai suoi collaboratori, grazie, e a tutte le persone che lavorano presso l'ambasciata d'Eritrea a Roma. Tra l'altro, se non sbaglio, avete una collocazione urbanistica straordinaria. Siamo in via Boncompagni, vicino all'ambasciata americana. Sì. Vicino all'ambasciata americana. Sì, sì. E ci fermiamo per la prima pausa e poi, grazie a Sua Eccellenza a Zemede Tekle, ambasciatore d'Eritrea in Italia, parliamo di questa terra sempre poco conosciuta rispetto alla bellezza, ma anche a questo carattere nuovo che sta segnando positivamente l'Eritrea rispetto a quella plaga della terra, perché l'Eritrea è il Corno d'Africa, siamo nella zona del Corno d'Africa, Etiopia, Somalia e altri paesi che vi sono lì nell'area compresi hanno grosse difficoltà politiche. L'Eritrea è un paese assolutamente moderno, ma ovviamente ci lasceremo incantare e ci lasceremo raccontare l'Eritrea proprio da Sua Eccellenza. A dopo.